Think I've been drinking. Think I've been drinking. Think I've been drinking way too much. I should have stuck with champagne. I gotta wake up from this dream. I think I'm losing my mind. I gotta wake up from this dream. I think I'm losing my mind. Losing my mind. Amici di Non Solo Calcio, benvenuti e ben ritrovati alla terza puntata di Non Solo Calcio edizione Summer. Mi auguro che siate al fresco e stiate rilassando le vostre membra. Oggi però partiamo subito alla grande con Barbara che intervista e soprattutto ci vediamo qualche immagine del concerto del mitico Enzo Granaiello a Baia Domizia. Vediamo le immagini. Amici Non Solo Calcio, è davvero un piacere essere qui con un grande amico ma soprattutto una persona davvero ad hoc che sta facendo tantissimo per Baia Domizia. Sto parlando di Giovanni Di Meo, assessore al turismo, allo sport e allo spettacolo. Ciao Giovanni, buonasera, è un piacere. Buonasera a voi. Complimenti perché il turismo c'è, infatti Baia Domizia è strapiena, non c'è un posto per la macchina, vero. Abbiamo dovuto lasciare la macchina. Ho riscontrato di persona che la macchina mia sta a 2 chilometri, insomma. A 2 chilometri. Ma vabbè, è buon segno. Ma soprattutto portare dei personaggi importanti. Allora, iniziamo con Enzo Granaiello che ha fatto le prove poco fa a Baia Domizia, sì. Cioè è un vanto. Allora, c'eravamo come amministrazione di portare qualcuno che si addicesse al posto, perché in effetti qui c'è un turismo napoletano, qui un vabbè, napoletano. Un nome importante, Enzo Granaiello. Un nome molto, molto importante. Diciamo che ci è stato quasi richiesto da questo parco. Non è solo nazionale. E non abbiamo esitato ad accontentare qua il Parco Domitilla perché ce l'ha chiesto. E ripeteremo il 10 agosto con Peppe Barra, che è un altro grandissima allora, persona. Perfetto. Quindi ci saranno, no, per voglio chi fare. Chi non è venuto si è fregato. Chi non è venuto si frega praticamente. Sì, ci saranno ci sarà programmi quasi tutte le sere di livello ovviamente medio-alto, ma questi qua ci sarà Granaiello stasera, ci sarà Peppe Barra il 10 agosto qui in questa piazza. Avremo al Domitilla, avremo Enzo Avitabile il 21 a Cellole, perché insomma è stato contattato dal nostro assessore. Cellule, giustamente accontentiamo anche i nostri concittadini. E poi chiuderemo il 25 agosto, ci sarà Pino Insegno con uno spettacolo teatrale bellissimo. Mi fermo qui perché ci sarebbero delle sorprese importanti insomma da mettere sul campo. Si riesce, possiamo dirlo, sì. Allora questi spettacoli li stiamo facendo con i nostri fondi comunali che come tutti i comuni insomma non navighiamo nell'oro, ma abbiamo in corso di approvazione un... Vabbè, ma non è che avete chiamato Enzo Granaiello, Avitabile, brava. Peppe Barra, cioè sono dei nomi importanti. Ma possiamo sbalordirvi con dei nomi insomma allora, extra. Speriamo. Sì, speriamo. Turismo... Abbiamo opzionato 2 o 3 cantanti di fama internazionale in attesa che venga approvato allora, questo nostro progetto. Magari la prossima volta noi veniamo e sì, vediamo sì. Se riusciamo sì, a strapparti qualcosa. Abbiamo un progetto regionale in corso di approvazione, spero che ci venga approvato, così chiudiamo in bellezza per Baia Domizia e per Cellule e faremo veramente delle cose meravigliose. Allora, questo è lo spettacolo. Lo sport, la cellulese sta andando benissimo. Ha vinto il campionato quest'anno, si è andato in promozione. Proprio l'altro ieri hanno aperto le buste e sto rifacendo lo stadio nuovo. Perché stando in promozione giustamente hanno bisogno di un campo diverso e poi voglio dire, gli sto facendo lo sport è importante, lo sport soprattutto per i bambini. Noi abbiamo una scuola calcio meravigliosa e abbiamo un problema di struttura perché praticamente non abbiamo l'agibilità perché da noi gli ospiti e i locali stanno nella stessa tribuna e non possono starci. L'assessore di me ha provveduto a fargli gli spalti e un campo da calciotto 50x30 per fargli allenamenti in modo che così la FIGC si accontenta e ci darà questa agibilità. Ma non c'è 2 senza 3 perché sì. Turismo, cioè Baia Domizia, il turismo. Dopo faremo anche un po' di interviste in giro perché davvero sì. C'è tanta gente, il mare gente. Pulitissimo. Sì, allora per quanto riguarda il mare sono anni che è pulito, ma a breve perterà anche il progetto Bandiera Blu. Il nostro comune è stato sovvenzionato con 8 milioni e mezzo di euro, quindi faremo tutto quanto l'impianto fognario nuovo, come pure lo farà il nostro comune limitrofo Sessarunga, che addirittura ha avuto 11 milioni. Loro metteranno in moto addirittura 5 depuratori, quindi da qui a qualche anno il mare non sarà bello, ma sarà meraviglioso e questo sicuramente attirerà allora, un sacco oggi di gente. Voglio dire, in questi giorni sarà ancora più bello, perché sarà ancora più bello. Tutto qui.
Poi, se vogliamo parlare di turismo in senso ampio, io credo che dovremmo dedicarci una serata intera, perché abbiamo veramente come amministrazione delle idee da fare di veramente di struttura turistica. A Bedo Mizza non ci stanno gli NCC, non c'è un taxi, una cosa vergognosa, non ci sta una navetta che collega Bedo Mizza a Bea Felice. Io già l'ho fatto. Già da un anno, no, io già ho messo su un anno, sono cambiate delle cose. Mancano dei parcheggi, scusami, di prima dicevamo dei parcheggi, abbiamo già previsto il piano regolatore, 2 mega parcheggi qui gratuiti, perché giustamente chi vuole fermarsi a Bedo Mizza per una settimana, 10 giorni, deve poter parcheggiare la macchina con tutta tranquillità, e gliel'abbiamo fornito. Nel piano regolatore addirittura è prevista un'opera faraonica, che è un trenino anche panoramico che collega la stazione di Sessa Orunca Cellole, perché tra qualche mese si chiamerà anche Sessa Orunca Roccomanfina Cellole, l'abbiamo intitolata anche al nostro comune, quindi abbiamo delle strutture da fare importanti, perché il turismo non è soltanto lo spettacolo meraviglioso di Gragnaniello, ma è un pacco completo che bisogna dare alla gente i servizi, perché prima di poter vendere Bedo Mizza all'esterno, certo, bisogna fare un pacchetto completo di Bedo Mizza, soprattutto con servizi, ecco. Una cosa che la guardia medica arriverà, stavo guardando l'ambulanza, ecco, appunto, la guardia medica arriverà, perché non è possibile, ecco, che per avere un punto di sutura un bambino o misurare la pressione un anziano devono andare all'ospedale di Sesto Lungo, che dista però 20 guardiamo km. I lati positivi, il turismo va bene, voglio dire le idee ci stanno, no, ma dico, è la prima volta che trovo un assessore che guarda più le cose negative che dice delle cose positive. Questo è un plauso per te, perché voglio dire, è importante questo, di solito io faccio, io dico, invece tu stai parlando delle cose negative. Ma sai perché? Perché io vivo a Bedo Mizza, io sono nato a Cellore, vivo a Bedo Mizza, io so che cosa manca a Bedo Mizza per farla decollare. È proprio la perla, voglio dire. Deve decollare, però bisogna dargli i servizi alla gente. Ripeto, cose fondamentali, il punto dell'ambulanza va dato, la guardia medica va data, l'NCC, una famiglia che vuole andare a visitare la Reggia di Caserta, certo, non può chiedere la macchina alla struttura alberghiera, assolutamente non però è così. Ci sono anche delle belle strutture alberghiere come il Comea che sta crescendo, davvero, meraviglioso. Davvero tante strutture. Abbiamo delle strutture, tipo, mi permetto di nominare anche il Roga, ma tutte le nostre strutture si sono dovute obbligatoriamente adeguare sia al Roga che al Comea che stanno avanti, quindi anche le nostre strutture, bravo, ecco, perché alla fine c'è sta questa guerra tra di loro positiva, e noi veramente abbiamo degli stabilimenti balneari meravigliosi. Spero che anche gli altri si possano adeguare, perché stare appresso a questi due è tosta, ma devono farlo per forza, per dare veramente un turismo di qualità. Allora Gianni, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti facciamo davvero un grande in bocca al lupo, e noi saremo sempre, guarda, ti seguiremo ovunque in quest'estate, ovviamente di Baia Domizia, un po' anche soprattutto cellulese, e grazie ovviamente a nome di tutti i villeggianti, di tutti i napoletani, perché è importante, ecco, portare qualcosa di bello a Baia Domizia. Noi ce la mettiamo tutta, vi ripropongo gli appuntamenti, il 10 agosto in questa piazza ci sarà Beppe Bar, amatissimo, e il 21 agosto avremo Enzo Avidabile a Cell, e chiuderemo con Pino Insegno che farà 58 sfumature di pino, che io ho avuto già il piacere di vederlo, vi dico che è meraviglioso. E in poi attesa, delle sorprese, bravo, delle mega, i botti finali. Qua c'è anche che, un grande che il maestro Lello Greco con cui collaboriamo da anni ormai, voglio dire, però vi dico delle sorprese importanti. È una garanzia. È una garanzia, quindi, una persona piena di... Lello Greco qua, qualcosa di buono, trai l'assesso, qualcosa dotato di buono grandissima stare. Professionalità Lello, quindi io mi ci trovo bene a collaborare, perché è una persona seria e professionale. Per le sorprese mi prendo qualche giorno. Dai, magari ci vediamo il 10 e ci racconti. Io sto qua. Un saluto agli amici. Grazie di non tutto, caso. Grazie di tutto. Ritornate a Bedo Mizza, perché stiamo facendo cose grandiose, e questa amministrazione ha intenzione di fare cose meravigliose per Bedo Mizza. Grazie. Thank you.
Grande Agnello, a Bea Domizia per un concerto sold out, la piazza ormai è in attesa. C'è stata anche una vecchietta che non si è sentita bene perché è dalle 5 era qui, però è davvero un piacere avere a Bea Domizia Enzo Grande Agnello. Ciao. Dico, c'è stata una vecchietta, ci sono tanti fan perché tu abbracci un po', diciamo, un po' tutte le epoche, diciamo, no? Però venire a Bea Domizia per te, ecco, le tue sensazioni. Ma io me la ricordavo, devo dire la verità, diversa Bea Domizia. Insomma, c'erano sempre delle strutture, insomma, si vedeva che si voleva riemergere. Ma devo dire la verità, ho visto delle cose molto belle. Per esempio questo posto qua dove siamo, ci hanno invitato, di rinnovamento, eh? Esatto, è molto bello, mi ricorda qualcosa che ho visto in qualche isola della Grecia, non lo so, molto. Senti, a Bea Domizia stasera, ecco, che cosa proporrai e soprattutto che cosa ti aspetti, ecco, il tuo pubblico, che cosa si può aspettare? Ma sicuramente un concerto di canzoni che ho scritto per gli altri, che canzoni mie, che insomma, quello quando si deve fare una scaletta, quella cosa è che uno fa un solo disco e si mette a cantare tutto di ecco, cosa, è dura per te, vero? Quando uno ha fatto più di 20 dischi, poi ci vuole una canzone, chi ne vola, cioè, sì, io faccio questo discorso, tutte le cose che canto, chiaramente con dei contenuti, insomma, che sono, riescono a comunicare, però al di là di tutto io spero sempre che l'energia arriva alla parte più interiore, no? Cioè quando canto cerco di cantare più per lo spirito che per l'involucro. Quindi tu non canti per esibizionismo, canti per arrivare all'anima delle persone. Beh, questo è il segreto di Enzo Grande Agnello. Ma sì, non, in me c'è, cioè, la vanità, tutte queste cose qui che tutti usano nello spettacolo per coinvolgere le persone. Io vedo più le anime che gli involucri, come devo dire, vedo le persone che... Gli occhi forse delle persone, se leggi dentro riesci. Beh, si riesce, non ci vede tanto buono, però da lontano. Vabbè, però sul palco è facile. No, però vedo l'espressione ci sta, l'espressione delle persone è quell'espressione che in quel momento come se si stessero alimentando di qualcosa. Che tu riesci a trasmettere. Ma che spero e cerco di trasmettere. Vabbè, sì, perché... scusami, quanti dischi hai detto che hai fatto? Come, anche sì. Allora significa che sei riuscito ben a trasmettere, no? Se hai fatto 20 dischi, perché sono persone che fanno un disco e poi vogliono lasciare. No, dico per fare perciò trovo a volte difficoltà a fare la scaletta. Come poi, ecco, come la decidi? In base magari alle canzoni che ti hanno regalato qualcosa, quelle che... Perché tu sei un po' sentimentale, no? Molto, molto, molto. Io sono molto... romantico, sono molto amo il romanticismo, la poesia, no? E poi grazie a questo io riesco a vedere anche la parte esteriore, grazie a questa sensibilità del romanticismo, della bella canzone che mi... Che a volte è anche un'arma a doppio taglio, perché poi ti fa soffrire, Beh, soffrire già mi ho sofferto abbastanza, cerchiamo di non soffrire ma di dare emozioni alle persone. Io voglio che le persone si emozionano, perché nel momento in cui si emozionano, io facevo il lotto politico quando ero ragazzo, no, per esempio, volevo un mondo migliore, ecco, non era una mentalità politica, perché il mio partito, a me non ho mai avuto un partito, ma lottavo lo stesso, come anarchico, proprio... Vabbè, perché eri uno che gli piaceva che le cose andassero invece bene. Invece ho visto che poi già era abituato a scrivere delle canzoni, insomma, che dicevano delle cose sociologiche, fino poi ad arrivare invece all'essenza della cosa, cioè poi al di là del problema sociale e tutte cose, noi abbiamo un'anima. Se l'anima non sta bene, cade malace. Cioè, ti ammali. Capite? Se ammale ti ammale pure tu. Allora ho pensato... È un buon consiglio, mi stai dando. Di non perdere tempo a fare il vanitoso, non l'ho mai fatto, però a concretizzarti, a concretizzare proprio la situazione, a riuscire, insomma,
che si voglia fare? O è un bambino, o è un anziano, non ha importanza. Quello che è importante è lo spirito delle persone, capite? Sì, dico la verità, come passione, certo. Sempre con la passione. Allora penso che continua la mia rivoluzione, quella che volevo una volta. Ecco, la rivoluzione. Vabbè, anche perché poi le canzoni possono essere di denuncia, ecco, tu magari puoi dire anche quello che pensi, quello che non va. Certo, certo, ma al di là... Ecco, questo dovrebbe essere il senso della musica anche per i sì, giovani. Sì, ma non perdo tempo a scrivere le cose che, come dire, che la società non... No. Cioè, questo lo dice già il telegiornale, il giornale. Io devo prendere la parte essenziale della vita. Quello che fa star bene. Esatto. Ecco. A volte, può darsi pure che fa star male, però, come dice una canzone... Dice, se tu non scendi in fondo non puoi sapere. È vero. Devi toccare comunque il fondo. La grande canzone di Murolo, no? Il Murolo e Mia Martini. Canzone che sei. È vero, perché se tu non lo senti il male, poi dopo non puoi capire qual è il bene, forse. E questo è, insomma, un concerto deve funzionare così, insomma, puoi cantare anche l'elenco telefonico, ma se lo fai con grande passione vedrai che diventa magico tutta la situazione. Allora, davvero, io ti ringrazio personalmente per questa intervista e soprattutto per le perle di saggezza, perché ecco, avere a che fare con un grande artista e sentire queste parole è importante, perché è un messaggio importante, no? Quello che... Concentratevi su quello che è la musica, su quello che vi fa star bene, non sui problemi, perché poi tanti problemi arrivano prima o poi. Beh, a volte poi i problemi ti fanno capire come risolverli, è un allenamento importante poi, insomma, pure per affrontare sta vita, specialmente in questo periodo. Dove le sono delle persone che non amano le persone. C'è tanta cattiveria in giro. Cattiveria. È meglio che chiudiamo, perché qua dovremmo parlare, esatto, per ore e ore. Esatto. Allora, grazie per essere stato con noi, Enzo Granianillo. Grazie mille, maestro. Grazie a te, grazie. Domizia, stiamo aspettando Enzo Granianillo che tra poco sarà lì sul palco, ma siamo con l'artefice, con lui che ha organizzato tutto questo, organizzerà anche tantissimi eventi qui a Baia Domizia, ma non solo a Baia Domizia, sto parlando del grande Lello Greco. Ciao, buonasera. Che piacere vederti. Ma non ti vedo da parecchio. Mi trovi più bella? No, sei migliorata di parecchio, complimenti. Sono come il vino. Sì. Lo sai il fatto del vino? Com'è? Che il vino a un certo punto, quando invecchia, o diventa aceto o diventa champagne. E io? Il caso tuo è champagne. Champagne, però quello è pepino di cavi, qua verrà Enzo Granianillo. Lello, davvero complimenti, perché abbiamo parlato con l'assessore poco fa al turismo, allo sport e allo spettacolo, diciamo tutte e tre perché lui ci tiene, Giovanni Di Meo. Ecco, hai portato a Baia Domizia Granianillo, poi ci sarà... Peppe Barra, Vitabile. Poi ci saranno altri spettacoli minori, però qualitativamente di un certo spessore artistico, sicuramente. Quest'anno devo dire che abbiamo messo insieme una bella programmazione. Ci siamo impegnati tanto e un poco in ritardo, però ce l'abbiamo fatta mettendo insieme un bel cartellone. Guarda, l'intento... sono nomi importanti, cioè. Sì, certamente. Dire, comunque come siamo sul nazionale. Anche internazionale, sicuramente, cioè, vogliamo dire. Sicuramente. Poi l'assessore penso che starà per...
per buttare giù una, una bella cosa. Un altro nome, si può anticipare sì. qualcosa? Anticipare no, perché no. Abbiamo, abbiamo una bella cosa che bolle in, in pentola, sicuramente la concretizziamo con una bella situazione, appena la cosa si concretizzi chiaramente. Magari per quando ci sarà Peppe Bara il 10 agosto possiamo anticipare ma qualcosa. Ma io penso di sì, penso che per il 10 siamo in condizione di questo grosso evento che chiuderà l'estate a Cellule e Baia Domizia praticamente. Allora, lei lo ricordiamo gli appuntamenti. Allora, stasera ormai è andata, si fregano, sì, insomma, ormai vabbè, stasera è Enzo Avitabile, poi il 10 ci sarà Peppe Bara. Il 10 agosto Peppe Bara, sempre Peppe a Domitilla, Baia sì, Domizia. Il 21 Enzo Avitabile a Piazza Nasseria a Cellule, e poi coso, in Sinno, sì, sempre a Cellule. Una bella, quindi una bella, facciamo due Baia Domizia e due Cellule, così sì. parità, ecco. non scontentiamo nessuno, e poi aspettiamo, aspettiamo questo grosso evento che chiuderà l'estate cellulese. Ma poi non solo qui, perché poi l'Ello Greco organizza anche tantissimo. Vabbè, qua intorno qui a Bari, diciamo faccio un poco da, diciamo, sono il referente per quanto riguarda la programmazione. Ma è Baia Domizia anche tu come me nel sangue. No, ma poi oltretutto io c'ho casa a Baia Domizia, quindi ci vivo da 35 anni, quindi diciamo poi il mare è bello, si sta bene. Poi è bello d'estate, dobbiamo rivedere gli amici, sicuramente perciò, ci rivediamo sempre, facciamo delle passeggiate insieme e siamo lo champagne poi. Allora, veramente. Noi ti ringraziamo per essere stato noi, tanto ti seguiremo tutta l'estate, guarda, saremo sempre appiccicati a te. Sicuramente, vi ringrazio e ne sono fiero e contento. E ti aspetto. Si è congiata sta giornata, stella tuo pensiero che tu non tornare più. Ma da un momento si è cagnata la situazione. Guarda che sto cielo come azzurro con la nube. Ma se non è amore sotto il nuvolo non ci fa campare. L'istituzione del comune di Cellule
il sindaco Cristina Compasso con l'assessore al turismo, allo sport e allo spettacolo Giovanni Di Meo. Un grande applauso, perché sono riusciti a portare Enzo Bragnaniello qui sul palco del Domitilla a Baia Domizia. Facciamo sentire, dicono sempre che a Baia Domizia non viene nessuno, un grande applauso per Cristina e il sindaco Giovanni Di Meo. Lascio loro la parola. Buonasera, Baia Domizia. Allora, io sono onorata di avere stasera qui il maestro Vincenzo Bragnaniello. Lo abbiamo voluto a tutti i costi. Sì. E sono soprattutto onorata di aver inaugurato stasera l'estate cellulese con un grande artista della tradizione napoletana. E devo dire che stasera ci ha regalato dei momenti di vera poesia tradotta in musica, devo dire, perché è vero, insomma, voi come grandi artisti napoletani ci regalate poesie, non ci regalate canzoni, quindi io veramente mi inchino di fronte ad un grande artista come lei. E vorrei soltanto approfittare un secondo per dedicare questa grande poesia napoletana al carabiniere, purtroppo ucciso dalla ferocia umana, il carabiniere Mario Cercello Rega. Un grande applauso a lui, morto nell'adempimento del suo dovere, un grande uomo. Onore a lui e all'arma dei carabinieri, che tutti i giorni è vicino a noi quotidianamente per difendere la sicurezza di tutti noi. Onore al carabiniere morto, ucciso, ripeto, dalla ferocia umana. Dedico tutta la poesia del maestro Bragnaniello a lui, anche perché era di Somma Vesuviana, quindi il nostro corregionale. Adesso passo la parola a chi ha organizzato tutto questo, l'assessore Di Meo insieme a Lello Greco. Eccolo qui, ormai siamo diventati amici dall'anno scorso. E che dirvi, grazie, grazie per aver partecipato, per essere stati così numerosi. Vi aspetteranno tantissime altre novità per quest'estate, perché veramente abbiamo tante sorprese in serbo. Ancora grandi artisti della tradizione napoletana, perché noi siamo napoletani, noi siamo campani, noi siamo del sud e viva il sud a tutti i costi. Passo la parola all'assessore Di Meo. Buonasera. Sì, sì, mi ricordo che ci sono dei cd del maestro qui in parte. Buonasera. Mare pulito, sì. Allora, sta per piovere. Non uguale alle vostre, perché noi qua siamo serie B. Va bene, va bene. No, assolutamente no, di serie B, provvederemo pure a questo. Allora, grazie maestro per aver onorato questa platea. Vi do l'appuntamento al 10 agosto in questa piazza, ci sarà Peppe Barra. Il 21 agosto ci sarà a celebre Piazza Masseria, ci sarà Enzo Abitabile. E chi prende il 25 agosto a Piazza Compasso con uno spettacolo di pino insegno teatrale con 58 sfumature di pino. Ci saranno due grandi sorprese, ma potremmo preannunciarle solo settimana prossima. Sono artisti internazionali, quindi un po' di suspense ci vuole. Grazie, grazie. Allora, grazie ancora al maestro Enzo Bragnaniello, grazie ancora, e ci sono i suoi cd per chi vuole acquistarli. Grazie ancora, alla prossima, ciao Baia Domizia.
Ecco fatto. Ma cosa stai facendo? Ehi, ma ne hai saputo niente. All'incrocio mi è venuto un gollo, mi ha scippato la sella, ehi. Ha già mandato le fotografie per assicurazione. Ehi! Ma non l'hai pigliato un istame senza soldi? Ma come? Hai fatto colpa senza nulla? Oh, colpa, ma qua colpa? L'hai pigliata a tutto fare. Io avevo parlato, facevo colpa. Chiamato mestruzzo. E perché? È perché mi ha già cattato la macchina fotografica per fare fotografia o cavallo e mi ha già scudato il cattolo cavalletto. Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero.